Salve a tutti ragazzi, continuiamo con la storia di Marco. Ok, manca solo l'ultimo capitolo, l'ultima 8 missioni, quindi speriamo di poterci sbrigare e riuscirne a fare il più possibile. Eravamo arrivati qui l'ultima volta, che sembra essere il nostro nuovo nascondiglio. Un miliardo di cucine come al solito. Quindi sappiamo dove sono partiti. Dobbiamo trovare il responsabile. Si chiama Gizi e ha un suo club. Si chiama il Club di Gizi. Bene, ma dove si trova il club? Sotto il ponte verso Las Venturas a Battery Point. Noi possiamo colpire ora. Oggi è il nostro giorno di riposo. Ok, andiamo, uccidiamo. Uccidendo Gizi la città sarà sicura. Ok, ma perché mai degli SWAT così random vanno a fare azioni personali? Ma, vabbè. Allora, questo è il piano raggiunto. Il club French Jack. Non si capisce un cazzo nei cucine. Perché continuo a leggere i cucine di Marco? Io. Ah! Non li devo nemmeno leggere. Perché non si capisce un cazzo. Ah. Marco, mi dispiace, le tue missioni sono belle, ma in Kutchen fanno. I testi di Kutchen fanno schifo. Sono scritti proprio male. C'è un sacco di errori. E si vede che sono errori di chi non ha rivisto il testo. Non è che scrivi male tu. Secondo me non hai semplicemente rivisto quello che hai scritto. Bene, iniziate il piano. State attenti mentre andate dal tetto. Sul tetto. Andiamo, Rap. Ma certo. Sei sicuro che non arriverà la polizia? Vediamo, tanto la polizia aveva un caso difficile da risolvere. Ok. Raggiungi il tetto del club. Nel frattempo il mio cane rompe il cazzo dietro la porta. E sempre meno munizioni, palle. Non vedo Gigi, ma dovrebbe essere dentro. Entriamo, fate fuoco. Vedi, scritto fate con due T. Aspetta, posso togliere l'audio della radio. Ho capito, devo tenere tutto l'audio. Se no, problemi di copyright. Ok, SWAT di San Fierro, beh, gli sbirri, non rovinate la mia festa, rinforzi, ora! Ok, purtroppo come detto non possiamo giocare con l'audio. Oh cazzo, da dove sono spuntati sti pezzi di merda? Mettiamo tutti. Wow, Giappone, ok. Bello il fatto che sono venuti anche gli altri da sotto, no? Aiutarci. Peccato che qui non posso lasciare l'audio. Peccato. Muori pure. Ok, qui devo dire che le munizioni effettivamente erano sufficienti. Non ne servivano così tante come credevo io. Crepa. Che altro è rimasto? Gizi si è arreso. Affrontiamolo. Dov'è? La puttanella vecchia. Mi arrendo, cosa volete da me? Devi essere arrestato. Cosa? Sì, sei in arresto per prostituzione. Che è lui la prostituta? Che cazzo significa? Si dice sfruttamento alla prostituzione. Oddio. Voi mi avete sfidato e avete anche vinto. Morite! Bersaglio eliminato. Vabbò. Via i Kutchen. Esci dal club. Sei in arresto per prostituzione.
Bella. Ci hanno avvisato dei veicoli dei rifa in arrivo. Perché? Ecco i rinforzi, ci serviva. Già, preparati. Polizia San Pietro, al vostro servizio, siamo qui per la sparatoria. Ok. Ragazzi, pattuglia dei rifa, sono in arrivo, eccoli. Questa sarà pure. Ah, posso rimettere l'audio, vero? Aspetta. Dagli, eh. Vogliono la vendetta, fateli fuori! Ok, mi stanno shottando male, aspetta. Da dove cazzo sono spuntati? Ma da dove cazzo sono spuntati? Erano dietro! Che palle, dai! Io ero tranquillo che ce l'avevo avanti, vengono pure da dietro. Ma che palle, dai! Ogni volta succede così in queste missioni. Sembrano facili, poi ci sono robe così random. Perché? Ma se vengono le pattuglie davanti, perché si spawnano dietro? Prova, io non mi sono nemmeno accorto che sto prendendo vita. Quando me ne sono accorto ne avevo già troppa poca. Che palle, dai! Ogni volta così, ogni volta la devo perdere, mi dà fastidio. Mi dà più fastidio, ah. Si sono spawnati da dietro. Ah, dai! Ora CJ muore. No, scherzato. Ah. Se non erano venuti da dietro, dove cazzo erano venuti? Perché mi stavano aprendo così male? Ah, babò, me ne frega un cazzo, andiamo alla prossima missione. Dai, non ho tempo. Troppo lunga questa missione. Mi fanno girare i coglioni. Andiamo alla prossima. Impossibile, calma, boh, impossible. Già queste missioni, guarda, non è che sono così facili. Ogni volta succedono cose random. Poi si chiama impossible. Ci siamo, ormai siamo nel luogo di incontro di Tempen. Già. Dai, stiamo concentrati, ragazzi. Tempo nei Puleschi, dove siete? Fatevi vedere. Suono della radio. Avete sentito? Il suono mi ricorda la radio. Tempi, fatti vedere, non nasconderti nella torre. Sono nella radio. Hai rotto il cazzo, Tempi! Pensavo che per una volta la mia idea funzionava. Di che cazzo stai? Che vedi, Kutch sono scritto sempre male. No, li salto. Li salto. No, no, li salto. Sì, vabbè, dai, ci ha fatto una trappola e dobbiamo ammazzarli, dai. Il solito. Shottiamoli uno alla volta. Piano. Piano, piano, buono, buono, eh. Ok. Meno male che i miei amici sparano un po'. Altrimenti eravamo spacciati.
Vabbè, dai, non è così impossibile, dai. Mi aspettavo peggio. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Chi è? Sì, vabbè, mettono quelli che fuggono a combattimento da dietro, però. Così, random. Però mentre dico non è difficile. Palle. Come fatto apposta, sembrava. Ripeto, sti cazzi, guarda. Sì, vabbè, dai. Sì, guarda che c'era là. Ma non mi posso nemmeno avvicinare a ammazzarli. Ah, comunque se ve lo state chiedendo perché ho abbastanza munizioni, perché ho aumentato il numero di munizioni nella missione. Perché sapevo che ce ne sarebbero state poche. E ho messo 90 munizioni in più. Così è normale, infatti, giocare. Non come si gioca di solito in queste missioni, senza munizioni. Così è decente. Insomma, mi sono messo 90 munizioni in più perché sennò non ha senso giocare senza munizioni. E già, con 90 munizioni in più pure, non è che siamo proprio messi benissimo. Ce la facciamo, ma non per molto. Ok, che bello. We got you surrounded now, mister. Attendiamo che non arrivino altri sbirri corrotti. Ok. Vediamo un po' che succede. Bene, prendiamo i soldi così divento ricco. Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrebbero esserci soldi lì? Un attimo, Enrico, sto prendendo dei soldi. Vieni qui! Merda, no, no, no! Raff, cosa succede? Addio, amici. Colpo del cecchino. Addio, esplosione. E che cazzo aveva? E intanto dice raff raff no così con la mano. Ok, questo poteva essere un po' fatto meglio. Questa parte poteva essere un po' fatta meglio, eh. Vabbè, dai. È ok. È ok, ma potrebbe essere fatto meglio. Passiamo alla prossima missione. Va bene, terroristi, facciamo pure questo. Ah. Rodeo, ore 9. Ok, lui è disperato per Raf. Io ancora non ci credo. Ma si è sacrificato e c'era un cecchino, non ce ne siamo accorti. Dobbiamo fare qualcosa, vendicarci. E come? Credo che si. Vedi, io mi impegno a leggere se ci sono scritte ste cazzate. Dobbiamo spaventare a morte la città. Vabbè, a parte quella. Quel culo. Erano ok questi. Significa che dobbiamo spaventare la città e poi dobbiamo colpire il reporter? Ma sono eventi scollegati. La fantasia non gli manca, Marco, ma il modo per legare le storie non è ideale, proprio. In pratica,
Raff è morto. Mitch è disperato. E per poterci vendicare su Tempany, andiamo così a fare casino in città e siamo quelli della SWAT. Dal mio punto di vista non ha molto senso, però. Potrei sbagliare. No, stavolta almeno questa è una vita tipo 2,50. Non lo so. Sempre con poche munizioni. Lascia che non le spreco le munizioni, cosa non è importante. Capito, muori. Dai. Questa è una macchina fotografica. Bene, ora vai a piazzare la bomba. Ok. Piazza la bomba sull'elicottero. Ho messo 10 minuti, va bene? Sì, abbiamo tempo a sufficienza. Ok, siamo arrivati al prossimo checkpoint. Dovrebbe essere l'ultimo. Vai, Mitch, piazza le bombe e siamo a posto. Perché? Oh, perché ancora me lo chiedo io, invece. Fatto, shh, lo senti? Cosa? Cosa dovrei sentire? Trovateli ste merde! E hanno sempre un sacco di vita, va. Con l'M4, guarda, con due cariche ne ho ammazzati a due. Con una carica ne ho ammazzati a due. Se non avessi avuto l'M4 ci avrei messo una vita. Guarda quanta vita hanno! Va, 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 va. Non è normale, ho finito pure tutte le munizioni mie dell'M4. Quante cazzo di vita hanno? Muori! Oh! Staranno arrivando gli sbirri. Li riporto a casa. Ok. Andiamo a casa. Ok. Bene, ci vediamo al cimitero. Ok. Ok, le bombe così alla fine. Missione superata. Va bene ragazzi, spero che comunque vi sia piaciuto comunque il video. Mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Che probabilmente sarà sempre su What Stories. Cercherò magari di finirla tutta se ci riesco. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima.